all'Università degli Studi di Torino, cattedra UNESCO in sostenibilità ambientale e territory management, e sono anche il presidente di un museo cittadino, il Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. Perché sto presentandomi in modo così pomposo? Non per necessità di snocciolare un curriculum, ma perché noi iniziamo quest'oggi, saluto il direttore dell'Accademia Edoardo Di Mauro, che è appena arrivato, perché questa città rappresenta un unicum a livello nazionale e internazionale per il sistema costruito negli ultimi decenni, un sistema che mette assieme linguaggi del contemporaneo mondo della ricerca e mondo dell'irregolarità. Tutte queste tre categorie sono utilizzate in modo leggero ed esploso perché il sistema ha costruito sperimentazioni sul contemporaneo in modo anche, come dire, inizialmente autonomo e inconsapevole, sperimentazioni sul contemporaneo mettendo al centro l'idea di persona, l'idea di diritti, l'idea di relazione. Queste tre idee sono state declinate attraverso diversi sistemi, attraverso diverse forme. Qui quest'oggi, io prima di introdurre e moderare i nostri ospiti, ho il compito di mettere quelli che Heidegger definirebbe dei Wegmarken, cioè dei segnavia. I segnavia sono delle tracce, degli elementi, dei segni che hanno la capacità di tracciarsi, rimanere nel tempo e aiutarci a ripensare la dimensione logica e ontologica della realtà. Detto fuori dal filosofese, le esperienze fondamentali che aiutano, strutturano l'emersione della realtà sociale, culturale, umana e che rimangono emergendo nella relazione tra prassi umana e ambiente, sono in grado di essere messe come punti come punti che indicano un percorso in cui la realtà può muoversi e crescere e svilupparsi nel tempo. E uno dei segnavia fondamentali che in questi 30 anni è stato segnato è la relazione fondamentale tra quella che noi potremmo definire l'outsider art, l'arte irregolare, e la dimensione della relazionalità. Questo sistema ha degli attori, ha dei protagonisti, molti dei quali sono presenti in questa sala, e inizia nel 1986 quando attorno ad alcuni artisti che cominciano a interessarsi del mondo outsider, ne cito solo alcuni, Giorgio Griffa, Romano Campagnoli, Francesco Casolati, ma ce ne sono altri, si sono cominciati, nel 1986 è il momento in cui c'è una grande mostra a Palazzo Vela, in cui artisti mainstream si confrontano con artisti che all'epoca non erano ancora definiti irregolari, ma che crescevano in zone di marginalità, diciamo. Dal 1996, passando per il 1993, quando inizia Artissima, e quando iniziando Artissima inizia una partecipazione di questo mondo al sistema dell'arte contemporanea, c'è un percorso molto lungo che passa attraverso gli atelier cittadini, le attività di alcuni artisti, che sfocia fino alla costituzione del PARI, del Polo delle Arti Relazionali Irregolari, messo assieme da Città di Torino e Fondazione Barolo, dove in questo momento è presente una splendida mostra che consiglio di andare a vedere a tutti coloro che non l'hanno ancora vista. Uno dei protagonisti principali di questa avventura è stato Tea Taramino, che è presente in sala. Tea Taramino ha molti pregi, uno di questi pregi è di essere un artista di livello altissimo, di grandissima qualità, e a un certo punto lei vira la sua poetica e la sua
lo so che è imbarazzata, non vuole mai che io parli di lei in pubblico, però a un certo punto vira la sua poetica e la sua produzione, che è tutta all'insegno dell'arte relazionale, la vira includendo il mondo outsider in senso ampio. E da lì in poi lei e alcuni altri, ma lei in modo emblematico, forte, fa dell'arte relazionale italiana un'eccezionalità rispetto ad altre manifestazioni europee, cioè l'inclusione del mondo outsider dell'arte regolare, assumendo di volta in volta il ruolo di artista, di curatore, di sollecitatore, di produttore, di educatore e di collante di una crescita che diventa sistema. Perché parto da questo presupposto? Non solo perché Thea è nel cuore di tutti noi, perché quello che ha costruito prima di andare in pensione, adesso che continua a costruire, adesso che è in pensione, ci permette di essere tutti qua, ma perché questa traccia è quello che rende possibile il dialogo che noi oggi instauriamo tra accademie, università, musei, centri di ricerca, centri di produzione e centri di arte regolare. La volontà di delineare le metodologie insieme alle pratiche, che è stata una volontà iniziale, io ho collaborato con te per quasi 15 anni, ogni volta che c'era da fare qualcosa c'era anche il chiedersi il perché lo si stava facendo. E devo dire che se non ci fossero stati, ad esempio, con ruoli diversi, persone come Edoardo Di Mauro, che erano molto sensibili all'epoca e che lo sono ancora adesso come direttore dell'Accademia, lo ringrazio per aver ospitato questo convegno e il festival, non ci sarebbe, se il sistema non fosse stato recettivo non si sarebbe costruito un percorso. Allora, noi oggi siamo nella condizione di avere un patrimonio di opere, di artisti, di pratiche, di metodologie sedimentato. Oggi siamo nella condizione di doverci porre la questione di che cosa succederà dopo, cioè tutto questo sedimento, questo patrimonio materiale e immateriale, che tipo di futuro avrà e che tipo di futuro avrà soprattutto nella relazione con quelli che oggi sono i nostri studenti. Allora, la metodologia e le tecniche dell'arte contemporaneo è una disciplina filosofica. È una disciplina filosofica perché si interroga sulle condizioni metodologiche del contemporaneo, che noi sappiamo essere condizioni determinate dalla svolta linguistica, cioè dal fatto che in filosofia e nelle scienze umane noi sappiamo che vi è una priorità del linguaggio nella costruzione del senso e della realtà. Il linguaggio non è soltanto prioritario perché abbiamo scoperto che è informante e costruisce quello che siamo, perché dà i limiti del nostro mondo, come diceva Wittgenstein, eccetera, eccetera. È fondamentale anche perché costruisce narrazioni dominanti, egemoniche, e ai cui margini vengono espulse e, come dire, collocate gli eccessi di senso che non sono, come dire, fatemi fare il professorino un minuto. Il linguaggio è una cosa che abbiamo tra me e voi, non è una roba che sta nella mia testa, nella vostra testa, io dico orologio, voi pensate orologio. Il linguaggio è una roba che struttura la realtà, che dà forma allo spazio antropico. E in questa sfera di discorso viaggiano sia narrazioni, racconti, sia immagini. Queste immagini hanno la capacità di dotare di senso e significato la realtà. Ma il racconto che dà senso e significato alla realtà è sempre costruito in modo egemone, è sempre costruito in modo dominante e prevalentemente univoco. Per fare questo, l'eccesso di senso viene buttato ai margini della narrazione. E voi sapete bene che, occupandoci di arte regolare, ci occupiamo di margini e di ciò che nei margini si sedimenta. Questo è fondamentale, non è fondamentale solo per quello che facciamo, ma è fondamentale per tutto il sistema del contemporaneo, per tutti i linguaggi che nel contemporaneo cercano di restituire la dignità, lo statuto ontologico e la dimensione dell'umano in senso generale. Quindi per noi parlare di arte regolare oggi significa parlare di uno dei sistemi che mette in crisi, struttura e permette di dare nuove forme a tutto il sistema del contemporaneo stesso. Allora, se è così, noi dobbiamo immaginare come operatori
e come intellettuali e come artisti e come eccetera eccetera eccetera, che il nostro lavoro assomiglia molto a quello dell'artista relazionale, perché noi siamo degli operatori semiotici che servono, sono funzionali a far sì che il processo valga più del prodotto. Noi, come gli artisti regolari e come gli artisti relazionali, sollecitiamo processi da cui emergono nuove configurazioni di senso, anche inaspettate, che valgono più del prodotto finito. Non dico che non sia di qualità il prodotto finito, come voi ben sapete la produzione dell'arte outsider in regolare è di grandissima qualità, ma rispetto al sistema complessivo delle arti, sistema complessivo sociale, antropologico in senso lato, la nostra presenza e la valorizzazione dell'arte regolare e la valorizzazione di quella che potremmo definire come una metafora di un trickster. Una storia delle religioni, il trickster è una specie di semidio giocherellone, dispettoso, che mette, che fa i dispetti, mette fuori in disordine le cose e di solito se la prende con i potenti. Ecco, l'arte irregolare rispetto al sistema delle arti, al sistema della società, ha questa funzione. Quindi noi dobbiamo in qualche modo sollecitarla. Lo dico anche rispetto agli studenti che hanno curato questa mostra, che voi potete vedere al piano di sotto. Ogni tanto mi perdo sopra o sotto? No, mi perdo sotto, sì. L'Accademia per me è ancora una specie di scala escheriana, non so bene dove le scale. Comunque, noi abbiamo la responsabilità di mettere a sistema tutto quello che è stato prodotto con i musei, con le università, con le accademie, per far sì che questa cosa sopravviva in modo compiuto. Allora questo festival e questa tavola rotonda e queste due giornate e questa città possono essere un elemento di segnavia. Un altro elemento di segnavia, e non lo faccio solo per marketing, sono questi splendidi volumi che voi trovate nella sala antistante, pubblicati da Primp Editore. Questi sono volumi che rappresentano una collana che mette assieme le mostre di arte regolare fatte, le esperienze, le teorie, le analisi, ed è una collana in cui abbiamo provato in questi anni a mettere il punto di ciò che in qualche modo vi ho raccontato fino adesso e che vi ho raccontato e che è stato possibile grazie a molti dei protagonisti che sono in questa stanza. Non li nomino tutti perché sono tanti, alcuni siederanno con me tra poco su questa cattedra. I miei studenti hanno la sfortuna di dover studiare i libri di questa collana insieme a un sacco di altre cose. Io, come dire, vi inviterei a riflettere sul tema fondamentale di che cosa sia la produzione. Allora, i musei sono dei templi laici in cui viene messa in forma quello che è di valoriale e fondante per una comunità. Vengono messe, essendo dei templi, vengono messe insieme anche delle narrazioni del possibile, utopiche o meno. Noi abbiamo la pretesa che questo pezzo di arte apra degli orizzonti del possibile. Quindi io, se vi posso lasciare con un augurio e con un compito, con una richiesta, è quella di essere consapevoli che in questa partita per l'arte irregolare e l'arte outsider si gioca la fisionomia stessa della nostra società. In modo molto più inaspettato e sottovalutato di quanto si creda. Ancora oggi questo pezzo dell'arte è relegata a un genere, anche questo di margine, non si sa bene perché, cosa c'entra l'antropologia culturale, cosa c'entrano i musei come il Lombroso, cosa c'entra la casa della Brut, i laboratori con diversi disagi, cosa c'entrano la psichiatria, la filosofia, la storia della... cosa c'entrano tutte queste cose assieme? C'entrano perché la carica dirompente del fenomeno è tale che necessita di uno sguardo multiprofessionale
prospettico che dia senso e forza alla narrazione. Vi è un'urgenza di narrazione, perché questo sedimento è un sedimento pieno di valore e di prospettiva che noi ancora facciamo fatica a spiegare in modo compiuto. Quindi io vi chiedo, è una richiesta, di continuare ad aiutarci a trovare una narrazione che renda comprensibile in modo più ampio questa missione che abbiamo deciso di assumere, che ha a che fare con la salvezza della società e del mondo. Io ho finito, vi ringrazio, ringrazio ancora il direttore dell'Accademia per averci dato la possibilità di essere qua, ringrazio l'editore, ringrazio te, a cui va sempre il mio ringraziamento, il ringraziamento di tutti, Marzia, gli acrobati, tutti gli amici, Palazzo Barolo, la città di Torino, eccetera, 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 la lista è lunghissima, vi lascio, io però ho iniziato 20 minuti, però ho finito quando dovevo finire, perché sono un seguace del Rapido di Occam. Allora, io lancerei il film di Massimo Ricciardo sul costruttore babelico outsider, vincitore di Cantica 21, la proiezione c'è Domenico Amoroso, ecco. La proiezione viene presentata da Domenico Amoroso, ex direttore del MAC, il Museo Civico di Arte Contemporanea di Caltagirone. Piacere. Ci vediamo. Dopo il film vi do 5 minuti di pausa, come si fa con la ricreazione, e poi ricominciamo con la sessione successiva. Domenico. Allora, grazie. Intanto grazie per l'invito e per questa bella occasione della sesta edizione del Festival di Outsider Art, che è sempre un'occasione stimolante di confronto, di conoscenza, e che sempre più raccoglie esperienze e crea relazioni importanti. E sono certo che sempre più svilupperà questi aspetti, costituendo, come già costituisce, appunto un riferimento nazionale e internazionale importante. E io sarò molto breve, perché vedremo con interesse e con piacere, sicuramente, io l'ho già visto naturalmente, il film di Massimo Ricciardo. Volevo soltanto dire alcune parole di presentazione, infatti per essere anche più breve, non pensate che abbia scritto nulla, però mi sono portato, proprio per essere sintetico, delle carte, perché vorrei intanto presentare il nostro autore, il nostro artista, facendo la premessa che ci troviamo di fronte non a un documentario, non a un film biografico, ma ad un'opera d'arte. Quindi noi dobbiamo guardare questo lavoro proprio come potremmo guardare un dipinto, un'installazione, una scultura. Più complessa, evidentemente, perché Massimo ha dovuto, per realizzare quest'opera, ha dovuto non solo costituire un gruppo, ma ha dovuto valutare e inserire molti aspetti che se singolarmente fanno parte delle arti visive, però messe insieme evidentemente richiedono un'armonizzazione molto particolare. Quindi dalla luce al colore al movimento al personaggio, personaggio che peraltro è una persona vivente, è egli stesso un artista, e quindi anche il suo lavoro di narrazione, diceva, ma non è totalmente libero, ed è bene che sia così, perché c'è una persona che, con cui lui ha parlato, che si è espresso, e che si è espresso in quest'opera straordinaria che è la Cappella di Patrizio Decembrino. Io non mi parlo del come, del perché sia nata questa cappella, perché lo dirà nel film, però posso dire che ho conosciuto Decembrino attraverso un testo di Emilia Valenza,
Poi ho visto il suo film in lavorazione, poi ho avuto il piacere di incontrarlo in occasione della presentazione in prima nazionale del film a Sant'Angelo di Brolo, dove lui risiede, e per cui tra l'altro è stato preparato questo libricino assai grazioso. Vedete intanto già questo colore, che è una delle caratteristiche dell'opera di Decembrino. E vorrei soltanto dire due cose che mi hanno colpito incontrandolo. Lui evidentemente era presente in questo bellissimo posto dove sorge la cappella e dove tanta gente era stata, non mi ricordo che mese è stato, a luglio, agosto, in Sicilia eravamo tutti lì sparsi per questa meravigliosa campagna, e abbiamo assistito alla proiezione del film. Quando è stato chiamato Patrizio Decembrino a intervenire, a dire qualche cosa, lui ha detto due cose che mi hanno colpito e che vi riferisco. La prima è stata: io il film non l'ho potuto vedere, e effettivamente non l'ha potuto vedere perché ha un grave problema di vista in questo momento, che non so se sarà superabile totalmente, parzialmente, ma che effettivamente non gli aveva fatto vedere se non probabilmente delle forme, dei colori, eccetera. Però ha aggiunto: siccome ho sentito che era gradito, che alla gente è piaciuto, quindi io sono contento, il film sarà sicuramente una bella cosa. E poi ha detto: e poi sono contento perché ho visto qui, in questo luogo, tutto il popolo di Sant'Angelo di Brolo. Questa parola popolo mi è tanto piaciuto, perché è una parola piuttosto desueta, no? Noi diciamo ormai la gente, invece il popolo dava il senso della comunità con cui lui si è confrontato e che credo sia stato uno dei motivi della sua costruzione di questo luogo, di questa cappella, che è dedicata alla Madonna di Tindari, ma che è la cappella Patrizio Decembrino. Allora, di Massimo Ricciardo io leggo questa brevissima nota. Massimo Ricciardo è nato in Germania nel 79, si è formato presso l'Accademia di Firenze e l'Università di Scienze Applicate di Potsdam, vive e lavora a Torino, lavora su immagini d'archivio, fotografie, pubblicazioni, video amatoriale, ma anche oggetti e suoni. Parte della sua ricerca artistica si concentra soprattutto nello sviluppare la propria ricerca artistica durante un viaggio. Le sue installazioni comprendono diversi materiali, disponendo un processo per la realizzazione di una nuova memoria. La parola memoria è sottolineata in questa breve nota e voi vedrete fa molto parte del lavoro che lui ha realizzato, perché è memoria di Patrizio Decembrino, che ha realizzato quest'opera in tanti anni, perché è un'opera stratificata, composta da tantissimi materiali, ed è anche un'opera sempre in progress, perché il processo di disgregazione, di degrado, diciamo, opera delle trasformazioni, e lui interviene sulle trasformazioni inserendo sempre elementi nuovi e dando questa colorazione così particolare, proprio da, qualcuno l'ha definito, da gomma da masticare alla fragola. E, nel catalogo dove io ho inserito appunto una scheda, ho sottolineato non soltanto il valore proprio visivo della cappella, poi vedrete appunto nel film, o se leggerete il libro, che ci sono tanti contatti, tanti agganci con la sua storia personale. A me ha colpito il collegamento proprio con il territorio, con un rapporto di consacrazione, di sacralizzazione del territorio che lui ha compiuto, che mi ha portato proprio ai luoghi del sacro,
che dall'inizio della storia dell'uomo sono sorti, individuandoli sulla base di emanazioni, di presenze, di forme strane. E, tra l'altro, questa è una delle poche opere che è stata, è anche uno dei pochi artisti che è stato accolto fin dall'inizio dalla comunità, appunto questo popolo di cui parlava. Di solito noi ci troviamo di fronte all'incomprensione, spesso al dileggio, invece proprio il suo lavoro è stato seguito con interesse e con affetto, diventando dal luogo personale al luogo comunitario, perché a un certo punto di fronte a questa edicola della Madonna di Tindari, veneratissima in quella parte della Sicilia, qualche viandante si è fermato a dire una preghiera. Dopo qualche anno una processione che passa dalla Madonna del Giardino, che da una contrada va in paese, si è fermata per qualche minuto davanti a questa cappella. Gli anni successivi addirittura si è incominciato a celebrare messa. Quindi ecco che c'è stata questa capacità dell'opera di Decembrino di farsi tramite tra territorio e comunità. Ecco perché è un'opera veramente singolare, ma anche impegnativa, appunto, per Massimo Ricciardo, che ha affrontato questo lavoro. E, dicevo che quindi è un'opera composita il suo lavoro, e che, come avete potuto intuire dalle poche parole di biografia, si ricollega al suo lavoro personale di artista, che lavora sull'installazione, quindi su un luogo, sugli spazi, sulla materia, ma lavora anche sulla memoria, una memoria che lui acquisisce in maniera quasi archivistica, documentaria, perché da vecchie fotografie, da oggetti usati, lui appunto trae spunto e anima per il suo lavoro, per le sue installazioni. C'è credo ancora una sua mostra a Catania, dove appunto ha lavorato sulla sua memoria personale. E come l'ha fatto? Io vorrei anche, non so se è il caso, ricordare molto brevemente chi sono gli altri che hanno, ecco, i crediti a cui dobbiamo quest'opera appunto composita. Naturalmente c'è Patrizio Decembrino, che voi vedrete esprimere se stesso, non dico recitare, ma esprimere se stesso. Alla camera abbiamo Sabine Panossian, le musiche sono di Giacomo Laser, i testi di Toti Folisi, che è presente in sala e che ha avuto un lavoro, non lo vedo, dov'è? Eccolo lì, e che ha avuto un lavoro non facile e che credo che abbia risentito di questa in qualche modo responsabilità, perché ha dato voce a un pensiero. È un discorso complesso questo del dare voce, però lui, Toti mi ha dato e Massimo mi ha dato degli indizi, nel senso che loro hanno vissuto per giorni con Patrizio Decembrino, e un gesto della mano, un comportamento, un aspetto del volto, erano estremamente espressivi, e questi li hanno trasformato ovviamente poeticamente in questo testo. La voce di Cristiano Falconer, c'è una traduzione dei testi in inglese, il montaggio molto apprezzabile è di Daniele Grillo, e poi c'è appunto una post-produzione di foto d'archivio e una voce narrante. Questo film è stato premiato nel concorso Cantica 21, che è un'iniziativa del MIBAC che seleziona progetti di artisti contemporanei,
prevede, ed ecco perché anche il nostro rapporto, perché prevede la disponibilità di un'istituzione museale d'arte contemporanea pubblica ad accogliere l'opera. E il MAC di Caltagirone, di cui appunto io sono stato direttore per anni, ha valutato il progetto, ha dato questa disponibilità, e quindi oggi il film di Massimo Ricciardo è nelle sale del MAC, nella sezione dedicata all'Outsider Art, dove sarà presto accompagnato da una realizzazione che Patrizio Dicembrino vorrà fare sempre con i materiali che lui raccoglie dappertutto, e che quindi lo rappresenterà anche in questo modo presso il MAC. Ci sono evidentemente, ognuno di voi lo troverà, delle chiavi di lettura, io potrei dare la mia, ma non vorrei togliere il piacere e la scoperta delle immagini, ma vi posso dire che Massimo ha lavorato sapientemente creando una sorta di conflagrazione importante tra due assi. Un asse spaziale e un asse temporale. Come l'ha fatto? Non ve lo dico, perché ve ne accorgerete, e in qualche modo costituisce appunto il filo conduttore anche di quest'opera, che da cappella della Madonna del Tindero, pur mantenendo questa sacralità, è diventata la cappella di Patrizio Dicembrino, dove lui, quindi, che è figlio di genitori ignoti, adottato, quindi sradicato dal territorio, ha potuto finalmente, dopo questo lavoro di decenni, ha potuto compiere questa riunione, questo collegamento tra se stesso, la sua nascita, il suo essere, il territorio che l'ha accolto e anche la sua provenienza. Quindi adesso ci guardiamo questo film, sperando che l'audio, che ogni tanto è un po' così vagante, però possa consentire appunto di sentire non solo il testo di Folisi, ma anche i suoni, i rumori, che sono proprio quelli registrati nella cappella di Patrizio Dicembrino. Grazie. Grazie, adesso partiamo con il film, poi c'è 5 minuti di pausa, se si possono tirare le tende, se no no. Solo partiamo e basta. Partiamo e basta. Ho cercato risposte. Ho trovato solo materiale da costruzione. Alcuni mi chiamano padre, altri mi chiamano figlio. Il mio nome è inciso sull'arco perché resti oltre il residuo della stagione fredda. Il mio nome è Patrizio, cioè nobile. Il mio nome è letteralmente Patrizio, di nobile stirpe. Sono nato per caso in quest'ultima memoria documentabile dell'Occidente, da madre incerta e da padre mancato. Continuo a guardare con abuso di tenerezza a tutte le umane incomprensioni della vita. Il mio nome è la strada di casa,
i miei profili riconosciuti dalle alte stagioni delle fiumare. Il mio nome sono le mie contrade. Pallotta, Leomandri, Calabrò, Salinà, Piano Croci, Serromaio, Madonna del Lume. Penso alla fortuna di non essere capito, grazie alla quale vado avanti indifferente alle avversità, come la pietra in un muretto. La prima volta che vidi mia madre non fu la prima volta che la vidi, ma qualche giorno prima, mentre archiviavo ricordi vicino alla sorgente, sottratto al tempo, mentre il buio fuori interrompeva ogni contatto visivo con il panorama, e io preparavo la bici, il breve viaggio che avrei fatto. Qui scivolo nel buco del tempo, nel mio spazio che è privo di legami, sciolto, evaporato. Mi attraversano pensieri, una serie di baci freschi, l'edera che resiste al passaggio difficile. Tutto questo è figlio del tempo, non tanto il mio, ma del tempo stipato in una linea come fosse una libreria. Tutta la mia vita è qui, a due passi dalle solite domande, e qui e lì, dentro alberi, torrenti, mattoni, cemento, mimosa. Ogni tanto un piccolo timore sorge nell'animo, come quando allarmati si vuole correre, ma non si vuole fare rumore. Bisogna mettersi in ginocchio davanti alle cose del mondo, augurarsi che non ci lascino, che durino per sempre. Bisogna avere il coraggio della ripetizione senza sosta, disposti a cicatrici difficili da conquistare. Bisogna accettare le contraddizioni che estingui, studi, riconosci, dissolvi. La ripetizione è la mente che agisce da sé, senza litigare con le mani che si muovono nel mondo con precisione e sicurezza, e senza intralciare i piedi che filano veloci a valle staccandosi da terra.
I confini sono fatti da colature rosa. Quando con il pennello passo il secondo strato di vernice corposa, i miei coristi non stonano nemmeno mezza nota. Alla mano, che è piena di rughe a seconda i dolori della cervicale, non manca precisione da chirurgo. Dirigo questo concerto in magnifica scioltezza. Mi concede il lusso della solitudine e da lì mi accorgo quanto il prossimo mi sia prossimo. E quello che mi stringe, impedendomi di cadere, è quella cosa che chiamiamo affetto, che per quanto autentico, ogni tanto ha bisogno di una pausa. Amare sempre con paura, amare gli angoli, i margini. Passo dal silenzio della mulattiera al rombo di motore fra statale e autostrada, prima della curva che profuma di acacia, poi qualche altro scalino ed eccoci nella pace di un luogo privato e circoscritto. Come in un bosco in primavera, come il carbone che preferisce lasciare la cenere sul pavimento del mondo, tu nera, come le parole sulla carta bianca, come il disegno dell'ombra, nera ma bella, come terra grassa, fertile e nera, come una lavagna pulita, come la seppia, bella come il mare di notte, che sfiora la lingua sotto il promontorio che fu prima greco e poi bizantino, dove a trovare riposo fu il cedro del Libano sacro del tuo viaggio antico.
madre di Dio, tu madre anche mia, fuoco che schiaccia e calpesta ciò che è reale. Adesso la campana riflette solo la luce del giorno, mentre suono sulla vallata e l'eco passeggia fra magnolie e gardenie e i colori tornano a brillare. Eccoci qui, a metà strada, fra paradiso e storia, origine e direzione. Presto torneremo a passeggiare nella sterpaia. Niente pretendo, niente dispongo. Vengo da solo, vado da solo. Riconosco solo questa porzione di cielo che si estende per alcuni chilometri sopra questa costruzione. Non mi sento parte di nessun altro luogo diverso da questo. Il mio Atlante è una cartolina ingiallita, immaginaria, con colline di senape selvatica e un cielo stantio e scenograficamente ritagliato con algida precisione. Il tempo, una sequenza, una voce fuori campo, lo scarto fra il mio paesaggio e questa biografia. Essere sistemato in ordine alfabetico, dal cestello della lavatrice ai tubi d'acciaio, senza fare altre distinzioni. Adesso sapete che per costruire un mondo non servono matita e righello e non bastano schemi di una ragione usurata. Le mie armi adesso sono questi ferri vecchi che per fare uno sgarbo alla società consacro, benedico, innalzo alla vita oltre il mio tempo.
Sono finite le domande. Adesso ti chiamo padre, ti chiamo figlio, Patrizio. Resterò a sorvegliare chissà quanto tempo il fracasso oltre la forma del corpo che mi hai offerto. Tutte le cose che vedi, dalle stelle della sera al cotto sotto i piedi, hanno la stessa sostanza dell'aria mossa. È arrivato un soffio simile a un respiro sul collo. Non mi sembra essere una cosa bella. Ho sempre avuto paura del vento, perché si porta via le cose, soprattutto quelle più piccole. Thank you.
Scusate. La ricreazione è finita. Abbiamo ancora una lunga sessione. Com'è andata? Va bene, è andata bene. Sei di parte tu. Scusate, vi prego di prendere posto perché abbiamo più di 20 minuti di ritardo rispetto all'ordine dei lavori, grazie. Lo dico per le studentesse e gli studenti, sono indisciplinati i nostri professori, vedo, non tornano a posto. Chiederei di chiudere la porta in fondo e inizierei con la sessione. Inviterei a venire il professor Silvano Montaldo, presidente del sistema museale di Ateneo dell'Università degli Studi di Torino e direttore del Museo Lombroso, con cui iniziamo questa nuova sessione che si intitola Brutti Incontri. Grazie. Io non ho molto da dire, devo però fare dei sentiti ringraziamenti agli organizzatori e alle organizzatrici del sesto Festival dell'Outsider Art e dell'Arte Irregolare, a Edoardo Di Mauro, direttore dell'Accademia Albertina, che ci ospita per la presentazione del progetto Brutti Incontri, a Rosanna Ruscio, direttrice della Scuola di Valorizzazione del Patrimonio Artistico dell'Accademia di Belle Arti di Brera, e alla professoressa Chiara Nenci del corso di comunicazione creativa per i beni culturali e del corso di comunicazione e valorizzazione delle collezioni museali. Il sistema museale dell'Università di Torino ha da anni una convenzione con l'Accademia di Brera che ha permesso di ospitare nel nostro museo e nel Museo di Antropologia e Etnografia studentesse e studenti che hanno partecipato ai seminari della professoressa Nenci, che in questi anni hanno catalogato i materiali dei musei universitari. È stato molto importante possibilità di formazione, ma è stato molto importante anche per noi perché abbiamo potuto conoscere meglio le collezioni di questi musei. Oggi ci troviamo per vedere appunto i risultati di questo lavoro. A tutte e a tutti un grazie molto sentito. Grazie, siamo noi che ringraziamo l'Università degli Studi che è sempre con noi in tutte le sue forme. Grazie. Adesso chiamerei a sedere vicino a me Gianluigi Mangiapane, antropologo, e Cristina Cilli, credo anche lei antropologa se non sbaglio, posso essere corretto, impresa diretta, no, antropologa anche lei. Sistema museale d'Ateneo dell'Università degli Studi di Torino, che ci raccontano questo progetto e non ci stiamo, quindi la chiamiamo dopo, lei non se la prende se facciamo delle sessioni. No, facciamo così. Di qua questo. Vado io, sono molto poco cavaliere, allora, prendo la parola io prima di voi, ma solo per... Marta Rudoni, Casa dell'Arbruto di Casteggio, Pavia.
anzi tanto diremo tutti qualcosa, siamo tre istituzioni che in questo caso sono coinvolte grazie all'Accademia di Brera e a Chiara Nenci in un progetto di valorizzazione delle nostre collezioni. In questo momento rappresento appunto il Museo di Antropologia ed Etnografia dell'Università, che fa parte appunto del sistema museale di Ateneo, un museo che questa mattina abbiamo ricordato per le sue collezioni chiuse ormai da anni, collezioni non solo antropologiche, etnografiche, ma anche costituite da manufatti realizzati a inizio Novecento all'interno dei manicomi di Collegno. Essendo un museo chiuso, però non mancano processi, iniziative, mostre che tendono a valorizzare un patrimonio che sarebbe ahimè inaccessibile. Il progetto che adesso presentiamo, Brutti Incontri, che è stato realizzato, e poi lascerei appunto molto del nostro spazio proprio alle studentesse dell'Accademia di Brera, serve proprio come tassello per portare al di fuori del museo, al di fuori di quelle porte che ormai sono chiuse da tanto tempo, il nostro patrimonio. Siamo attivi sul territorio con tutta una serie di iniziative che valorizzano le collezioni etnografiche, antropologiche, e questa vuole mirare proprio a mettere in dialogo, in discussione le nostre collezioni con istituzioni torinese come il vicinissimo Museo Lombroso, o un po' più lontane geograficamente ma molto vicine concettualmente come la Casa dell'Art Brut. Ed è per questo che io vi ringrazio, ringrazio le studentesse, ringrazio Chiara Nenci e ovviamente il Festival e Tea Taramino, anche se so che preferisce di no, ma comunque Tea per tutto il Festival e tutte le persone che ovviamente hanno organizzato e hanno ospitato questo convegno. Grazie mille. Buonasera a tutti, mi unisco ai ringraziamenti del dottor Mangiapane. Io rappresento la Casa dell'Art Brut, che è un importante punto di riferimento per quanto riguarda lo studio, la valorizzazione e la ricerca dell'Art Brut, e proprio grazie proprio per questo insomma ci troviamo qua, e ringrazio le studentesse che hanno insomma aderito a fondo alla mission dell'Art Brut, e la professoressa appunto Chiara Nenci, che ha permesso che ci sia stato questo bellissimo progetto. Lascio la parola avanti. Sì. Io rubo 2 minuti in più rispetto a Marta, perché di fatto appunto questo progetto è il risultato di un lavoro che parte nel 2017, di fatto, quando proprio è cominciata questa convenzione tra l'Accademia di Brera e il Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, e sono cominciati quindi gli incontri settimanali, quando allora in presenza i ragazzi potevano venire da noi a lavorare, e si è cominciato appunto questo processo di conservazione dei materiali documentari, che sono prevalentemente scritti e disegni di quelli che Lombroso chiamava i mattoidi. Un lavoro di conservazione fatto dalla digitalizzazione di tutti questi materiali, contiamo centinaia di disegni e altrettanti di scritti. Dopodiché alla conservazione è seguita la ricerca. I ragazzi hanno catalogato tutti i materiali, e oggi sono tutti accessibili online sul sito del nostro museo, nella sezione degli archivi. Ma poi c'è stato anche di più, grazie anche all'interazione di Chiara Nenci con altri docenti dell'Accademia Albertina. Cito uno fra tutti, Marco Negroni, che è docente di web design e interaction design, che si è prestato molto a aiutare i ragazzi nella valorizzazione delle nostre collezioni. E a proposito di valorizzazione, questo è un risultato tangibile del lavoro fatto negli ultimi anni, è uscito lo scorso anno, è un libretto, chiamiamolo così, Apax Editore, Brera incontra Lombroso, Bifronte, Lombroso incontra Brera, dove appunto sono riassunti un po' i lavori che i ragazzi hanno fatto di valorizzazione proprio delle nostre collezioni sul lato Brera incontra Lombroso, mentre invece il lato Lombroso incontra Brera vede i saggi di noi addetti ai lavori del museo che siamo andati
a Brera abbiamo raccontato e un po' formato i ragazzi. Quindi una collaborazione molto proficua che continua e anche nonostante il lockdown non ci siamo voluti fermare. Dal 2019 nel 2020 con le ragazze, molte delle quali sono presenti qua oggi, abbiamo instaurato dei seminari, chiamiamoli così, in realtà abbiamo chiamato workshop a distanza. Ogni settimana ci siamo incontrati con la professoressa Nenci e con anche altri docenti e abbiamo in qualche modo pensato di sviluppare qualcosa che inizialmente si era ragionato a livello di mostra in presenza. Il lockdown non ce l'ha permesso e così è stato rivisto un po' il tutto in questa formula che fra poco vedrete, cioè quella del web. Il titolo Brutti Incontri lo si deve, diciamo così, la maternità di questo titolo a Mirta Bottai, che è stata studentessa, ha fatto la sua tesi sulle collezioni, in particolare del Museo di Antropologia e Etnografia, e ha fatto anche un primo progetto di allestimento, insieme a Beatrice Ubertini, che ha curato invece la parte più prevalentemente legata alla comunicazione di questa mostra. Mi taccio, lascio la parola alla professoressa Nenci, che va a introdurre la mostra e le ragazze di Brutti Incontri. Grazie. Si sente, sì. Grazie, mi avete nominata fin troppo e comunque sì, sono io che ho avuto il piacere di coordinare il lavoro degli studenti del corso di valorizzazione delle collezioni museali e dico solo due cose velocissime. Abbiamo visto qui processi artistici, no? Si è parlato fin da stamani del processo artistico, abbiamo visto una meravigliosa opera poetica, artistica sul processo artistico. E quindi, non so, mi sembra anche che raccontare il loro processo può valere più del risultato stesso, no? Come ci siamo dette più volte a partire da stamani. E quindi questo loro processo qual è stato? Diciamo che trasformo i ringraziamenti raccontandovi un po' il lavoro, nel senso, nel corso appunto che tenevo con questi allievi, ho avuto naturalmente la necessità di invitare Gigi Mangiapane, di invitare Cristina Cilli, di invitare Marta Dudoni a spiegare loro le collezioni, perché se è vero che avevano questo piccolo abecedario per istruirsi un po' sulle tipologie delle collezioni torinesi, però avevano anche bisogno di una liaison tra appunto questi materiali storici e quelli dell'outsider art, quelli novecenteschi, quelli degli atelier. Abbiamo avuto Gustavo Giacosa che ci è venuto a raccontare la sua collezione che in questi giorni ha inaugurato a Roma con questo suo di nuovo A2 che riprende, no, il titolo della sua prima piccola mostra del Due ma non due nella loggia della mercanzia, nella decennale di Franco Basaglia. Ormai sono passati già un po' di anni anche da quei lavori, no, iniziali da parte di Giacosa, intendo, sull'outsider art, la doppia presenza del terapeuta, dell'artista, di chi accompagna un processo di nuovo. Quindi questo è stato un po', no, il coro nell'aula pura a distanza e devo dire che avendo questa sfida loro di creare una mostra dopo mostre non poche che hanno accolto questi oggetti meravigliosi delle collezioni torinesi e della Casa dell'Art Brut, c'era bisogno di fare qualcosa di nuovo, di non stare nel solco. Io sono un ottocentista e molto spesso quando vado alle mostre dei nostri grandi maestri dell'Ottocento, sfogliando questi cataloghi, colgo sempre più spesso, ahimè, quanto sono stati sfogliati quelli delle mostre precedenti per cogliere delle tracce, per avere dei blockbuster, per avere dei must, delle opere che non possono mancare. Ecco, quindi sempre grazie a loro, ai conservatori di quelle collezioni che tanto hanno già prestato in fondo, no? Quindi impreziosendo mostre precedenti, più bilanciate sul contemporaneo o che guardavano anche all'antico, naturalmente anche quelle di Losanna meravigliose, ma Cristina, Gigi, Marta hanno messo a disposizione dei ragazzi quel già detto, quel già fatto, quelle
letture critiche delle opere, quindi hanno anche analizzato in questo loro processo di lavoro, è ovvio, come qualsiasi comitato scientifico deve fare, il pregresso, cercando di appunto familiarizzarsi con questi materiali. E chiudo solo dicendo che ascoltandovi, abbiamo avuto il piacere di ascoltarvi non in presenza anche stamani, ma beneficiando appunto della diretta in streaming, sentivo questa bella risonanza, spero che anche voi l'accogliate nei progetti dei ragazzi, rispetto a molte cose che sono state dette, naturalmente ogni gruppo ha seguito una sua strada, per esempio un gruppo ha accolto, come sottolineava stamani Eva Di Stefano, quell'intenzione verso l'astrattismo, oppure quella pausa, quel inner rest, quella pausa interiore, quel rapporto col tempo interiore, col tempo che mai passa nei luoghi della contenzione. Un altro gruppo ha tutto lavorato molto su questa sensazione del tempo. Certamente sono così tentativi di mostre e pulsioni verso, anche pulsioni critiche oserei chiamarle, intenti critici verso appunto dei materiali per loro così, lasciatemi dire, misconosciuti davvero, perché non dico niente di nuovo se vi dico che molti di loro anche a un biennio magistrale di un'università, insomma di un'accademia, insomma alcuni di loro non avevano sentito parlare di questa categoria artistica. Dunque ecco, ho solo il piacere di avervi detto questo piccolo processo, visto che di processi stiamo parlando, e grazie, do la parola a loro. Volevo ancora aggiungere una cosa, in mentre tu vieni pure intanto così prepari, che i lavori che presenteranno adesso le ragazze in tutti i quattro progetti si basano comunque su un ambiente fisico reale, che è lo spazio espositivo di Palazzo Chiablese, e colgo l'occasione ancora per ringraziare i Musei Reali nella figura della direttrice Enrica Pagella, che ci hanno dato a disposizione le planimetrie e diciamo così i documenti tecnici che hanno permesso alle ragazze poi di realizzare le loro visite virtuali. Buonasera a tutti, io sono Annalisa Curtarelli, studentessa appunto dell'Accademia di Belle Arti, e quest'anno ho avuto la possibilità di lavorare insieme alle mie compagne all'elaborazione di uno dei quattro progetti che a breve sentirete, e contemporaneamente anche a questo workshop, Brutti Incontri appunto, di cui oggi vogliamo presentarvi il risultato. Appunto Brutti Incontri nasce in una prima fase, si è inserita appunto volendo ascoltare il potenziale fruitore di queste mostre, e attraverso la diffusione e la condivisione di un questionario che sostanzialmente si compone di domande a risposta multipla e inserendo appunto anche immagini di opere delle tre collezioni che sottendono il progetto, abbiamo voluto raccogliere quelle che sono state le impressioni, quali tematiche, quali opere appunto potessero colpire maggiormente il fruitore, sia un fruitore che già conosceva le collezioni, quindi tramite lo strumento della newsletter abbiamo raggiunto il pubblico che conosce appunto le tre istituzioni, ma anche tramite canali come social e chat, arrivando a accogliendo più appunto e vario pubblico, persone che non conoscono questo mondo, e raccogliendo quindi queste impressioni. Sicuramente i risultati, che sono oltretutto consultabili in un breve report pubblicato sul sito del Museo di Antropologia Criminale Cesare Lombroso, abbiamo riscontrato quanto possa essere vario l'interesse del fruitore che conosce e che non conosce il mondo dell'art brut, dell'outsider art. E diciamo che le nostre quattro mostre, i nostri quattro progetti di mostre rispecchiano anche questa diversità, perché appunto colgono questo mondo da quattro punti di vista differenti, creano quattro narrazioni differenti. E l'obiettivo di Brutti Incontri è stato quello di raccogliere questi punti di vista diversi, queste narrazioni, per poterle valorizzare e non perderle soprattutto, quindi creare una rete tra queste narrazioni.
e sicuramente ha trovato casa, diciamo, in un sito web che è appunto la parte centrale del nostro progetto, che si suddivide in 7 macro sezioni in cui è possibile navigare liberamente per scoprire le istituzioni, per scoprire tutto il processo che sottende il progetto. Al tempo stesso, appunto, un collegamento diretto attraverso link ai 4 progetti virtuali di mostre. E sicuramente è un sito studiato sia per essere fruito da desktop ma anche friendly mobile, quindi fruibile anche dai dispositivi di smartphone e tablet, e la sua peculiarità è quella della presenza della sezione vota, che è sicuramente centrale del fulcro anche di questo progetto. Dopo aver avuto accesso a tutti i progetti in tutti i loro aspetti, dall'allestimento, dallo studio del concept al piano di comunicazione, si può appunto votare quello che è il progetto che più colpisce chi scopre tutti i 4 progetti, dando così possibilità anche di capire, insomma, quella che è la mostra delle mostre che potrebbe un giorno appunto trovare una sede fisica e quindi realizzazione concreta. Appunto, il sito web è online da oggi, da oggi è possibile votare scoprire questi progetti in primo luogo e appunto poi votare il proprio preferito. Però prima di arrivare a questo, appunto, noi abbiamo studiato un piano di comunicazione tramite social che potesse accompagnare il fruitore al sito, anche appunto chi non conosce questo mondo, quindi tramite l'apertura di canali social, quindi una pagina Facebook e un profilo Instagram, si è strutturata una narrazione che potesse con brevi immagini e brevi frasi introdurre anche chi non conosce al mondo dell'art brut, al mondo dell'outsider art, a quali opere a queste 3 collezioni, e quindi poi poter fruire liberamente all'interno e comprendere all'interno del sito quelli che sono i nostri progetti. Quindi chiudo qua questo ingresso alla narrazione di queste 4 mostre che lascio alle mie compagne. Allora, buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Marta Benigucci e faccio parte del gruppo Condominio di Periferia. Andrò a illustrarvi quella che è la nostra proposta di mostra. Come vedete, la nostra mostra si intitola Sguardo Libero, proprio perché pur mantenendo sempre un filone e una base di tipo storica, abbiamo deciso di dare il fil rouge della nostra mostra al concetto di sguardo. Per noi lo sguardo si intende come duplice, perché il primo obiettivo della nostra mostra è infatti dare una visione, quindi uno sguardo esterno, e raccontare come nel corso del tempo il contesto manicomiale veniva percepito, soffermandoci particolarmente sull'epoca di Lombroso, perché appunto avevamo tanto materiale a disposizione proveniente dall'archivio. Invece l'altra declinazione che abbiamo deciso di dare al concetto di sguardo è una declinazione interna, perché vabbè, ovviamente lo sguardo che si sviluppa tra il visitatore potenziale della nostra mostra e le opere esposte, ma anche sguardo che proponiamo sviluppato tra le opere stesse, poi spiegheremo meglio. Qui abbiamo riportato quello che è il nostro percorso espositivo, la nostra proposta. Abbiamo 7 diversi momenti, un primo momento di tipo informativo dove al nostro visitatore viene presentato un video che racconta la storia dei manicomi nel corso del tempo. Per noi è importante perché sappiamo che magari non tutte le persone conoscono il tema, e quindi chi non ha queste conoscenze di base in questo momento può assumerle. È stato comunque pensato come un momento fruibile solo in parte o addirittura saltabile per tutti quei visitatori che invece sono preparati sul tema. Se il primo momento è molto informativo, il secondo è completamente diverso, perché
è una stanza totalmente esperienziale, nel senso che abbiamo pensato di esporre in questa sala l'installazione sonora dell'artista Bruno Baratti, con il quale siamo entrati anche in contatto, che ci ha dato tra virgolette il suo benestare relativamente al nostro concept. Infatti quest'opera ha proprio l'obiettivo di immergere il suo fruitore all'interno di quello che potrebbe essere il contesto di un ospedale psichiatrico. Grazie. All'interno di quello che potrebbe essere il contesto di un ospedale psichiatrico, sia a livello uditivo, perché comunque è un'opera sonora, ma anche a livello fisico. La terza sezione si intitola Le forme dei pensieri, perché qui abbiamo pensato di raccontare proprio come, in particolare all'epoca di Lombroso, venivano percepiti, se vogliamo usare un termine lombrosiano, i mattoidi, o comunque le persone, i pazienti in generale, e lo facciamo attraverso documenti provenienti dall'archivio, come fotografie, ma anche testi e lettere che i pazienti inviavano a Lombroso stesso. La nostra quarta sezione invece prevede l'esposizione di opere che oggi sono iscritte nell'insieme di Arbrut, come ad esempio i quadrini di Andrea Verda, che sono conservati anche questi presso l'archivio Lombroso. La quinta sezione riprende quel filone storico che abbiamo presentato all'inizio, soffermandosi in particolare sul contesto della legge Basaglia. La legge Basaglia è molto importante secondo noi, perché segna un cambiamento di rotta in questo contesto, e sarà raccontata al nostro visitatore tramite la proiezione di un documentario, ma anche con l'esposizione di riproduzioni fotografiche tratte dal reportage Morire di classe, che secondo noi è un buon modo di raccontare a un visitatore la condizione effettiva degli ospedali psichiatrici del periodo. La sesta sezione si intitola Il gesto nello sguardo, ed è forse quella dove siamo stati un pochino più audaci, perché abbiamo pensato qui di far dialogare le opere, quindi di sviluppare quello che è il nostro sguardo interno, e infatti ad esempio abbiamo pensato di mettere in relazione il nuovo mondo di Toris con alcune opere di Bellucci, proprio per questa idea dell'assemblaggio di materiali, quindi per la gestualità. L'ultima sezione in realtà non è prettamente espositiva, si intitola Riguardare, perché propone al visitatore ben due laboratori didattici che approfondiremo in seguito, e appunto in questo modo il visitatore può rielaborare quello che ha visto, quello che ha percepito all'interno della mostra. Qui abbiamo riportato 4 di render che abbiamo realizzato per il progetto di allestimento, quindi in alto a sinistra abbiamo l'esposizione, quindi l'installazione della cura, in alto a destra invece l'esposizione di alcune fotografie presenti nell'archivio Lombroso che ritraggono pazienti con diverse problematiche, che abbiamo pensato di esporre a grandezza naturale perché sono molto piccole, ma allo stesso tempo di riportare su delle tende a grandezza quasi umana, in modo tale che si venga a ricreare questo sguardo tra il nostro visitatore e i soggetti. La terza immagine riprende l'esposizione di quelle che sono le fotografie del reportato Morire di classe, che abbiamo pensato di esporre con questo particolare aspetto, dovremmo dire, che richiama quelli che sono i cassettoni presenti negli ospedali psichiatrici. Per l'ultima immagine lascio la parola alla mia collega Federica, che vi racconterà meglio. Come anticipato prima, l'ultima sezione, che è intitolata Riguardare, è dedicata a due differenti laboratori che abbiamo ipotizzato sia in una versione fruibile in presenza, sia in una versione online. Il primo laboratorio è dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni e prevede la possibilità di decorare e comporre a piacimento questa parete, che è stata realizzata tramite la riproduzione di alcune opere di Walla, che appunto i bambini possono comporre utilizzando i materiali che forniremo noi all'interno della stanza stessa. Il secondo laboratorio è invece dedicato a tutti i visitatori e offre da un lato la possibilità di realizzare opere digitali con appositi tablet forniti, che poi potranno essere sia stampate e portate a casa oppure stampate e appese nella sala stessa.
Invece la seconda possibilità che offre questo secondo laboratorio è quella di decorare a piacimento l'ultima pagina strappabile del flyer che forniremo noi all'interno della mostra stessa. Questa attività si potrà svolgere poi anche online scaricando il flyer direttamente dal nostro sito web. Poi abbiamo pensato di coinvolgere il nostro pubblico attivando un open call sul nostro canale Instagram, attraverso la quale abbiamo chiesto ai nostri follower di condividere con noi la loro personale interpretazione del concetto di sguardo libero. E per vedere le risposte alla call, queste sono presenti attualmente sia nelle stories della nostra pagina Instagram, sia su una sezione apposita del nostro sito web. Per la nostra pagina Instagram, che ha raggiunto più di 500 follower, abbiamo ideato un calendario editoriale ad hoc che prevedeva la pubblicazione di 3 post per argomento trattato, e tutti i post erano accomunati da una grafica che riprendeva le opere che abbiamo esposto nella mostra stessa. Sempre le opere poi sono state anche rappresentate su alcuni gadget che sono un ricordo della nostra mostra e che sono visibili interamente sul nostro sito web. Infine, per il catalogo della mostra abbiamo scelto uno stile molto minimale, con sfondo bianco e alcune grafiche che riprendono le opere di Dubuffet, che è un artista che abbiamo utilizzato principalmente sia per la grafica social, sia per la comunicazione social che per quella fisica. E il nostro catalogo è diviso nelle 7 sezioni in cui è divisa la mostra, e per ogni sezione è previsto un commento introduttivo e poi la presentazione di tutte le opere esposte, corredate da una breve didascalia con titolo e informazioni principali. E per il nostro gruppo è tutto, e ora lasciamo la parola al secondo gruppo. Buonasera, sono Silvia Baitini dell'associazione 2.0 e insieme a me nell'associazione ci sono altri 5 miei colleghi della scuola di comunicazione creativa per i beni culturali e una studentessa di pratiche curatoriali. La nostra proposta di mostra si intitola Segni di sogni e si propone come una raccolta di testimonianze grafiche, di gesti e di idee, di segni e di sogni appunto, presenti nelle collezioni di riferimento delle 3 collezioni. All'interno di queste collezioni abbiamo ricercato delle opere che potessero comunicare quella che è l'esigenza umana di lasciare una traccia di sé e di creare un mondo che in alcuni casi è un mondo che è una finestra per poter evadere da un contesto difficile e spesso cruento quale quello manicomiale e carcerario delle collezioni di Outbrook. All'interno di questi oggetti, che tra l'altro sono oggetti che non sono spesso noti nelle varie esposizioni di Outbrook, non ci sono appunto oggetti di Verosino, di Toris, poiché abbiamo ritenuto che queste opere già note potevano essere già viste dal pubblico, quindi abbiamo preferito offrire uno sguardo diverso, uno sguardo che sia per coloro che non conoscono la realtà dell'Outbrook poteva essere interessante, data l'universalità delle emozioni che questi gesti, questi tratti che sono a volte molto artistici e raffinati, molto esteticizzanti, mentre altre volte sono cruenti e contraddistinti da tratti molto duri e quasi rabbiosi, questi sentimenti potessero essere ben accolti da un pubblico come primo approccio. E d'altro canto, dall'altra parte, per coloro che invece sono già più vicini a questo mondo e che conoscono già qualcosa di questo mondo, poteva essere un'occasione per scoprire qualcosa di nuovo. All'interno di queste opere, che inoltre, come vedremo poi nell'allestimento, non vengono analizzate da un punto di vista biografico degli autori né del contesto, per rimanere affini a quello che era il pensiero di Dubuffet,
che diceva che non bisognava fornire troppe informazioni per non suggestionare la visione di queste opere. All'interno di queste opere abbiamo ricercato un qualcosa di comune, un qualcosa che potesse aprire un dialogo tra i vari reperti, reperti molto distanti non solo per le collezioni di provenienza, ma proprio per gli ambiti di produzione, e abbiamo riscontrato dei simboli quasi archetipici, che sono quello del cuore, della croce, dell'uccello e dell'orologio in rappresentazione del tempo, che sono molto spesso ricorrenti in queste diverse produzioni, seppur con accezioni differenti. A questi simboli abbiamo abbinato quattro colori: l'arancione, il giallo, il verde e l'azzurro, che sono colori presi a campione dalle opere di August Valla della collezione CEI, per poter, come si vede anche nel render della nostra planimetria, aiutare il visitatore a capire a cosa sta andando incontro di sala in sala. Il nostro percorso prevede due modalità di fruizione, una più lineare, che vede quindi il naturale susseguirsi delle stanze di Palazzo Chiablese, e un'altra invece molto più individuale, lasciata a discrezione del visitatore, che appunto grazie alla suggestione dei pannelli colorati e della presenza di colori in didascalie e supporti informativi, può girare in maniera indipendente la mostra e creare la propria narrazione, ricercando intrecci e sperimentando appunto queste suggestioni visive date dai gesti grafici delle presenti nelle diverse opere. Molto importante per noi è stato inoltre studiare degli spazi che non fossero unicamente adibiti all'esposizione di opere. Abbiamo pensato ad esempio a due spazi per la riflessione, come la sala dei teli e la sala esperienziale, perché abbiamo notato che le tematiche comunque crude, che si potevano comunque percepire anche senza delle informazioni sul contesto, sono spesso tratti che fanno capire molto bene la sofferenza di chi li ha prodotti. Queste opere necessitassero di un momento per metabolizzare, un momento di riflessione anche interiore e individuale. Un altro fattore molto importante che ha determinato lo studio della planimetria e quindi dell'allestimento delle sale è anche l'importanza che abbiamo dato al gesto in quanto tale, che volevamo che fosse anche percepito dal visitatore. Quindi sono stati creati degli spazi in cui il visitatore poteva nel concreto, con il suo gesto, lasciare una testimonianza anonima, così come facevano ad esempio i mattoidi o i carcerati, e quindi capire come una creazione pratica e manuale potesse trasmettere qualcosa. Gli spazi adibiti a questa ricerca individuale personale sono la sala 10, la sala delle occhette, l'area didattica e il bookshop. Come potete vedere nei render, per il nostro allestimento abbiamo studiato delle grafiche. Ad esempio nella sala 2, dedicata al tema dell'identità e dell'antropomorfismo, si possono vedere alle pareti le grafiche che abbiamo realizzato ricalcando, quindi proprio ritraendo fedelmente quelle che erano le decorazioni presenti sugli orci. Le teche sono molto semplici per dare completamente risalto alle opere in mostra, e sui pannelli informativi e sulle didascalie, come accennato in precedenza, sono presenti delle sottili linee di colore per aiutare a individuare anche il simbolo, perché nella mostra non abbiamo voluto dare troppe indicazioni, cioè volevamo lasciare un po' il gusto e il piacere della scoperta individuale da parte del visitatore. Nella sala 3 invece si può vedere appunto il pannello colorato di azzurro che si ricollega al tempo, un tempo che anche in questa sala dimostra due diverse accezioni. Da un lato il tempo visto anche come ricerca di uno spazio in cui dedicarsi allo svago e alle attività ludiche, quindi che porta alla creazione di due mazzi di carte che vedete esposti nelle teche, e dall'altro una condanna, una ripetizione ciclica di una routine da cui non si può scappare, alienando e da cui non c'è via d'uscita, che porta alla creazione di oggetti come un pendolo in cartapesta per controllare questa realtà che altrimenti sarebbe di cui saremmo totalmente in balia. Appunto l'azzurro aiuta ad individuare il tema, e le grafiche presenti sono grafiche elaborate da noi di 2.0 su tutti i vari simboli. La sala 10 e la sala delle occhette si ispirano ad un'opera esposta che è Occhette in scatola, appartenente al Museo di Antropologia Cesare Lombroso, che si costituisce in una grande scatola stracolma di occhette di carta, un'infinità di occhette di carta. Abbiamo quindi pensato di posizionare nella sala 10 due tavoli,
con dei fogli di carta di 15x15 cm di colore verde, perché appunto si collega al simbolo dell'uccello, per consentire tramite un pannello con le istruzioni e un video proiettato in loop in stop motion, consentire la realizzazione di piccoli origami di carta. Questi origami di carta, nonostante l'omologazione del gesto stesso, possono essere però personalizzati dai vari visitatori, lasciando una piccola traccia di sé. Completato il proprio origami, si potrà o lasciare il proprio origami in una scatola e prenderne uno, quindi uno scambio di testimonianze, proprio come poteva avvenire una raccolta di una testimonianza anonima, così come è effettivamente la mostra, o se no si può continuare nella sala successiva, la sala delle occhette, costituita da fili di nylon dal soffitto alla parete, in cui si potranno appendere tutti gli origami. Ci si troverà quindi in un ambiente immersivo e suggestivo, la cui atmosfera sarà unicamente creata dalle testimonianze di tutti i partecipanti e di tutti i visitatori. Un altro spazio per noi importante è il bookshop, che non l'abbiamo pensato, ideato solamente come uno spazio in cui concedersi una pausa di relax al termine della mostra o dove comprare oggetti di merchandising, ma anche come un luogo dove continuare la propria attività ricreativa e di scoperta. Pertanto sono stati studiati da noi e poi posizionati sui tavoli dei mazzi di carte ispirati ai mazzi presenti nella mostra, in cui sono state individuate delle coppie riproposte in diversi colori per poter giocare al memory. L'attività didattica, come dicevo, è molto importante per la nostra mostra, per il nostro concept, e abbiamo studiato dei laboratori didattici. Questi laboratori didattici vengono presentati soprattutto per quanto riguarda i più piccoli, con due personaggi, Guercio e Guercino, che sono la versione cartoon di due orci antropomorfi presenti nella collezione Lombroso. Questi due personaggi guidano nella scoperta di questi laboratori, fra tutti il laboratorio degli origami presentato prima, riempi il tuo cuore o caccia il simbolo. La caccia al simbolo è riproposta qui in chiave un pochino più infantile per i bambini, ma è lo stesso concetto che avevo segnalato prima nella fruizione del percorso, quindi una ricerca personale individuale dei simboli, mentre riempi il tuo cuore un laboratorio che prevede la creazione fisica con materiali anche tattili che potrebbero essere anche interessanti per ad esempio persone con Alzheimer, poiché li si potrebbero riempire di chicchi di caffè o semi per poter stimolare il tatto e anche l'olfatto. Per quanto riguarda il merchandising e il catalogo, invece, abbiamo studiato, appunto, come dicevo prima, delle grafiche, quindi dei prodotti interamente nostri. Per quanto riguarda la copertina del nostro catalogo, che è stato studiato con un design molto, molto semplice e pulito, le didascalie sono essenziali, non vi sono parti di testo che appunto potrebbero influenzare la visione e la fruizione delle opere. In copertina c'è un'illustrazione che mostra anche questo aspetto di dualismo presente nella mostra in diversi aspetti, ed è un disegno presente su un orcio sempre del Museo Cesare Lombroso, che appunto presenta questi due volti molto simili ma differenti. Per quanto riguarda invece tazze, borse e magliette, abbiamo utilizzato le nostre grafiche. Inoltre le grafiche che vedete sono tutte presenti nella nostra pagina Instagram e sono scaricabili come wallpaper. Ho finito, se non ci sono domande passerei la parola alle mie colleghe. Buongiorno a tutti, noi siamo Sofia Salvi e Sara Calandra e facciamo parte del gruppo della Fondazione Utopos. La mostra che proponiamo si chiama Le stanze della follia e diciamo che la nostra esposizione ha un po' il desiderio di indagare attraverso un approccio estremamente emozionale quello che è il rapporto tra i manufatti creati dagli internati e le architetture manicomiali. Infatti all'interno del nostro percorso espositivo le architetture manicomiali sono proprio ricreate grazie agli stimoli che ci sono stati offerti dalle opere stesse. Diciamo che l'idea della nostra mostra verte principalmente su tre concetti fondamentali a cui ci siamo ispirate e che volevamo portare a compimento, ovvero quelli di memoria, patrimonio e storia. E infatti sono proprio le opere stesse e quindi gli oggetti all'interno della nostra mostra
a cui principalmente tutto è collegato, a rievocare proprio questo concetto di memoria. Sostanzialmente il nostro intento è stato quello di non ricreare dei luoghi, e quindi in questo caso delle stanze ipotetiche di un luogo, di un'architettura manicomiale di default, ma il nostro desiderio più grande era quello che proprio le opere e quindi gli oggetti ci ispirassero attraverso le loro storie strettamente personali a ricreare proprio degli ambienti. Nei nostri render ci siamo fatti appunto ispirare dalle opere stesse per ricreare i luoghi, come per esempio gli abiti del Versino, che grazie ai materiali da cui sono composti noi li abbiamo inseriti all'interno di un'ipotetica stanza che è quella della lavanderia, insieme anche ad altre opere in saggina. E anche nella prima stanza invece, che è quella del giardino, abbiamo inserito dei disegni che rappresentano proprio da fuori quello che era un ipotetico manicomio e quindi un po' quell'idea appunto simbolica e metaforica di ingresso e quindi di reclusione. E, qui c'è un altro esempio che invece sono le carte, delle carte da gioco create appunto da degli internati, che noi abbiamo deciso di inserire all'interno della stanza del refettorio, a testimoniare un po' quello che era appunto la possibilità per alcuni internati di avere delle ore di svago. Accanto c'è invece l'opera dell'orologio che vuole un po' rappresentare appunto sempre all'interno della stanza del refettorio quello che era il tempo scandito per i malati, e quindi un tempo che era estremamente lento e che era scandito da quelle poche cose che potevano fare, come per esempio appunto il ritrovo dei pasti. Per quanto riguarda queste prime stanze, il nostro intento era proprio appunto quello di ricreare delle stanze estremamente immersive anche per il nostro visitatore, che non fossero banalmente quelle di ricreare appunto dei luoghi che ipoteticamente erano in queste architetture, ma proprio quello di vivere gli oggetti e le opere secondo le storie che essi stessi raccontano. Successivamente, andando avanti nel nostro percorso espositivo, abbiamo voluto dedicare tre stanze diciamo a un altro elemento che per noi è stato molto importante, ovvero non solo quelli che erano i luoghi in cui questi malati probabilmente vivevano, ma anche quella che era la loro emotività e interiorità. E infatti abbiamo utilizzato molte opere appunto per testimoniare anche questa loro necessità di fuga e di evasione da questi luoghi. Successivamente il nostro percorso espositivo si conclude con una stanza che è totalmente dedicata agli atelier. Noi abbiamo voluto fare un ragionamento che partisse dagli atelier ottocenteschi fino agli attuali atelier contemporanei per valorizzare diciamo queste opere che tutt'oggi in questi luoghi vengono fatte, e diciamo che l'intento della nostra mostra è anche un po' quello, dalla prima stanza fino a quest'ultima che è quella degli atelier, di far fare al visitatore un ragionamento per il quale effettivamente queste opere nel tempo hanno avuto tutto il diritto di essere definite arte in quanto tale. Allora, per quanto riguarda l'allestimento, vuole generare un'esperienza di tipo immersivo, appunto portando il visitatore dall'esterno all'interno del manicomio, attraverso un percorso di tipo lineare che corrisponde attraverso la visita di 14 stanze. Ogni stanza è caratterizzata dal proprio colore, dal proprio pattern e da un proprio aforisma. Mentre per aumentare il dialogo tra i manufatti e le strutture di architettura, abbiamo pensato di inserire all'interno delle stanze delle fotografie di strutture manicomiali storiche, appunto per rievocare anche la storia stessa. Queste foto prendono anche vita attraverso dei video e dei suoni, che rendono ancora la stanza ancora maggiormente immersiva. La mostra si accede attraverso il giardino, che è l'ultimo ambiente di libertà degli internati. Percorrendo un lungo corridoio appaiono queste tre stanze, che sono i dormitori, quello maschile degli inservienti e quello femminile. Entrando all'interno della stanza delle visite mediche, che è un ambiente completamente freddo nel quale veniva anche studiato lo stato psicofisico del paziente, successivamente si entra all'interno del refettorio, un grande ambiente diviso in due parti, quella dedicata ai pasti e quella dedicata invece all'ambiente ludico. Poi abbiamo, il tutto è anche scandito dalle lancette del tempo date dall'orologio, perché va proprio a sottolineare la vita degli internati, che è scandita in ogni singolo momento.
Poi abbiamo la cucina e il bagno. Il bagno va proprio a rievocare l'assenza anche di determinati materiali, come potevano essere lo specchio, il pettine, dei materiali che non permettevano all'internato di prendere coscienza anche della propria condizione. Mentre le ultime due stanze che fanno parte del percorso all'interno del manicomio sono la lavanderia e la stanza delle attività manuali, nel quale veniva praticata la terapia del lavoro. Da qui nasce invece, oltre al manicomio, che sono altre tre stanze. La prima dedicata alle architetture, la seconda dedicata invece alla memoria, al ricordo di una vita che non tornerà, la terza invece è dedicata alla fuga, un'idea appunto di evasione che non succederà mai se non solamente mentalmente. Il nostro percorso espositivo si conclude con un parallelismo tra atelier ottocentesco e l'atelier contemporaneo. Quest'ultimo di grandissimo effetto perché presenta un digital wall, che è un dispositivo hands-on, un grande archivio di tutti gli atelier nazionali ed internazionali. Grazie al database il visitatore può cliccare e scegliere l'immagine che più preferisce, dalla quale poi si crea una catena di collegamenti in base a determinate tematiche che solamente può procedere verso in avanti e dalla quale non si può più tornare indietro, quindi è una specie di game infinito. Questa grande catalogazione è anche contenuta all'interno del nostro Pinterest. Mentre per quanto riguarda il colore di ogni stanza, volevo precisare che il colore è stato deciso dai nostri followers su Instagram tramite dei contest, dalla quale poi sono nate anche delle GIF che sono sia all'interno della mostra che all'interno delle nostre storie in evidenza che sulla home del nostro sito web. I nostri social e il nostro sito web, oltre che essere promotori della mostra, sono anche dei contenitori di alcune informazioni storico-didattiche che possono accompagnare anche chi magari conosce meno l'argomento, anche attraverso dei video che sono da un lato storici, da un lato contemporanei, che vanno anche a indagare diciamo gli stereotipi che si sono creati durante il tempo. Per quanto riguarda la didattica, invece, l'intento delle nostre attività didattiche è proprio quello di avvicinare il visitatore a quello che è proprio il concetto di Art Brut. Un progetto che proponiamo infatti è quello che si chiama Il mio museo di Art Brut, che sostanzialmente ha l'intento, appunto, durante il nostro percorso di visita, di avvicinare il visitatore a una conoscenza maggiore delle opere. Il visitatore quindi attraverso il suo smartphone può scannerizzare un QR code che è presente sotto ogni opera e che gli permette, come se fosse una sorta di archivio personale, inserire tutte queste immagini all'interno di una cartella che poi può essere appunto presente sul suo telefono. E questo, diciamo, che per noi è stato molto importante anche per tutta la ricerca che, appunto, come diceva la mia collega Sara, abbiamo fatto per gli atelier e di quanto poi effettivamente sia importante conoscere queste opere e di quanto ancora non siano conosciute, e quindi abbiamo trovato questo tipo di attività un buon modo per conoscere ed approcciarsi al meglio con questo tipo di arte, con queste opere. Per quanto riguarda altre attività didattiche, molte di queste sono presenti all'interno del nostro sito web e possono essere scaricabili, e le abbiamo suddivise per target specifico, e diciamo che hanno principalmente l'intento di avvicinare il visitatore, come dicevamo prima, a quella che è la conoscenza sicuramente delle architetture manicomiali, ritornando comunque sempre a un concetto di memoria di cui parlavamo prima, e anche appunto una maggiore conoscenza delle opere che poi alla fine verranno ritrovate anche all'interno della nostra mostra. E sul nostro sito oltretutto è possibile visionare anche dei piccoli video che hanno, diciamo, in modo ironico l'intento di animare alcune delle opere che noi abbiamo esposto in mostra, per avvicinare anche i più piccoli a quello che può essere appunto il mondo dell'Art Brut. Per quanto riguarda invece il nostro merchandising, abbiamo deciso di creare delle piccole agende che restino comunque in linea con quello che era il nostro intento di suddivisione delle stanze in determinati colori che secondo il nostro significato sono molto simbolici. In questo caso ne abbiamo riportato una blu, ma le abbiamo appunto ricreate di tutti i colori che poi alla fine sono presenti all'interno della nostra mostra. Una cosa
che ci è stata molto a cuore è stata il kit per colorare, perché secondo noi risponde un po' anche a quello che è un po' il significato e la bellezza di quella che è l'art brut, ovvero una capacità di espressione e una libertà di espressione che magari molte volte anche noi stessi non abbiamo, e quindi anche uno stimolo per essere più creativi e liberare la propria creatività in libertà. E successivamente anche noi abbiamo ricreato il nostro catalogo, che è molto semplice e racchiude un po' tutto quello che prima diceva la mia collega Sara, quindi gli aforismi che sono presenti nelle stanze, le foto e le immagini delle architetture manicomiali, tutto il nostro percorso poetico e narrativo che accompagna la nostra mostra e ovviamente le nostre opere. Vi ringraziamo per l'attenzione. Grazie mille. Buon pomeriggio, io sono Francesca Siciliano e sono un membro dell'associazione 4B9. Insieme alla mia associazione abbiamo realizzato questa mostra dal titolo Isolamente, e la mostra parte da un'analisi e uno studio degli artisti e delle opere delle tre collezioni, per poi proseguire in un dialogo con l'isolamento che abbiamo potuto vivere purtroppo durante il lockdown del 2020. Le esperienze di isolamento manicomiale carcerario con quella che noi abbiamo vissuto ci rendiamo conto che sono esperienze di diverso peso e anche per diverse cause. Tuttavia sono state accomunate da una ricerca di una produzione artistica proprio come volontà di fuggire da questa situazione di isolamento e di reclusione. Il titolo, oltre che racchiudere la parola isolamento, è concentrato sul voler comunicare come la mente diventi un'isola in cui poter trovare una via di libertà artistica. Tutto il nostro percorso di mostra parte da un'analisi della situazione di isolamento appunto manicomiale carcerario e del periodo di lockdown, per poi proseguire in un'analisi più specifica su varie tipologie di espressione artistica. Abbiamo Libertà su carta, dove viene narrato come, attraverso i disegni delle collezioni, come i detenuti ma anche i malati riuscissero attraverso il disegno a trovare una via di fuga. E così poi prosegue in tutte le sale, ovviamente con i vari materiali delle collezioni. Qui abbiamo 4 esempi di sale. La prima, In compagnia e in solitudine, fa riferimento a delle opere che vogliono raccontare come i pazienti si approcciassero tra di loro, nonostante questa situazione di reclusione, ma come anche non si approcciassero tra di loro, ed è un esempio eclatante il Nuovo Mondo di Toris, che è un'opera molto particolare, molto delicata, perché è stata realizzata con molta minuzia e molta pazienza, quindi Toris doveva realizzarla in una completa solitudine e concentrazione. Un'altra sala è Libertà in gioco, sono esposte in questo supporto girevole le carte della collezione del Museo Cesare Lombroso, e sono state collocate in queste piccole teche che sono girevoli, proprio per dare la possibilità al visitatore di girarle e interagire con loro e vederle su entrambi i fronti. Affiancate poi da un display con il quale appunto si può interagire e si può giocare e visionare meglio questo materiale artistico. Tutte le sale affrontano il dialogo dell'isolamento manicomiale carcerario e il nostro, per poi concludersi in vite parallele, che non è una sala con dei reperti, con il materiale artistico, ma è un tunnel immersivo che vuole proprio immergere il visitatore in quello che era il manicomio o il carcere alla fine dell'Ottocento, inizi del Novecento, quindi con immagini e video storici alla nostra sinistra, mentre alla nostra destra immagini più contemporanee che comunque conosciamo molto bene, riguardanti il periodo di pandemia.
e possiamo vedere l'immagine di due persone che si abbracciano attraverso un telo di plastica o gli operatori sanitari. La nostra idea era proprio quella di creare una suggestione molto forte durante tutto il percorso per poi arrivare in una sala che è la sala della Liberamente. Oltre a trovare libertà in questo spazio molto bianco, molto pulito, semplice, il pubblico e il visitatore quindi può dare libero sfogo alla propria mente scrivendo sui muri o disegnandoci quello che la mostra gli ha lasciato o comunque le sensazioni che ha provato. Ed è lo scopo della nostra mostra, è proprio quello di fare in modo che il visitatore si liberi dei pesi dell'isolamento che ha vissuto o che comunque ha potuto sentire e percepire durante la mostra. Buon pomeriggio, io sono Beatrice Bracchi, mi sono occupata principalmente della parte di comunicazione di questo progetto. Per quanto riguarda appunto la comunicazione, abbiamo ritenuto importante anche noi concentrarci su quello che era il focus del nostro idea di progetto, ovvero il confronto delle tipologie di isolamento, quello storico che abbiamo potuto studiare attraverso le collezioni degli enti e quello contemporaneo vissuto durante il periodo di lockdown, sempre mantenendo a mente la differenza di pesi di isolamento. Se da una parte abbiamo il malato recluso, dall'altro l'isolamento che abbiamo vissuto nella quotidianità è stato, seppur in una fase di emergenza, tra le nostre mura domestiche. Quindi abbiamo sempre tenuto a mente questa differenza di isolamento. Abbiamo lavorato soprattutto con i social, in particolare Instagram. Prima abbiamo fatto un lavoro di divulgazione degli argomenti trattati in mostra. Dopodiché siamo arrivati all'iniziativa principale, ovvero quella di lanciare un contest, dove abbiamo richiesto ai nostri follower dei progetti. Il contest era libero e abbiamo semplicemente richiesto di mandarci materiale creato durante il periodo di lockdown. Quindi non cercavamo artisti, ma persone comuni che hanno utilizzato l'arte come strumento di evasione. Abbiamo avuto una risposta molto positiva, abbiamo raccolto opere pittoriche, grafiche, audio, manufatti. Dopodiché abbiamo fatto una scelta di questi materiali, li abbiamo inseriti prima all'interno del nostro percorso espositivo. Infatti la mostra si suddivide in due percorsi, uno che segue il filone storico delle opere provenienti dagli enti, l'altro sono state proprio inserite nella fase di allestimento degli schermi dove si possono visionare le opere provenienti dal contest. Dopodiché abbiamo pensato di inserire anche queste opere provenienti sempre dal contest all'interno del catalogo. Anche qua abbiamo voluto differenziarle dalle opere storiche. Infatti se le opere storiche sono trattate con più minuzia, con descrizioni e didascalie, nella parte di catalogo dedicata a quelli che noi abbiamo chiamato artisti da quarantena, abbiamo semplicemente lasciato il layout da social, ovvero c'è una finestra di dialogo, anche se il catalogo è pensato cartaceo, dove è presente l'immagine e il tag, non il nome proprio di persona. Questo per mantenere quell'immediatezza da social che ormai è molto comune e soprattutto dopo il periodo di pandemia è stato uno degli strumenti che abbiamo utilizzato di più e quindi ci è sembrato interessante inserirlo e mantenerlo all'interno del progetto. Come ultima cosa abbiamo pensato anche noi ai gadget e abbiamo pensato, oltre a tazze, taccuini e shopper, anche a un elemento che è stato un po' il simbolo di questi due anni, che è la mascherina, e quindi abbiamo proposto anche questa come materiale di merchandising.
In conclusione volevamo invitarvi a visionare il nostro sito di Brutti Incontri, che sarà visibile sia sul, come collegamento sia dalla pagina Facebook che da quella Instagram, e nella sezione apposita ci sarà la possibilità, come anticipato precedentemente, di poter votare una di queste quattro mostre, e soltanto a gennaio saranno pubblicati, diciamo, i risultati delle votazioni, e la mostra delle mostre appunto potrebbe avere la possibilità di presentare il proprio allestimento, la propria mostra a Palazzo Chiablese. Vi ringraziamo per l'attenzione e ci aspettiamo diverse votazioni, insomma. Bene, vuol dire, mi tocca chiudere con appena 20 minuti di ritardo rispetto all'inizio, che abbiamo iniziato con 20 minuti di ritardo. Vi ringrazio molto, credo che tutti quanti torniamo a casa arricchiti da questo incontro e da questo festival. Faccio la pubblicità per i Segnavia, come vi ho detto, li trovate dall'editore, insomma, c'è una bellissima mostra a Palazzo Barolo e spero di rivedervi presto tutti quanti. Grazie. Guarda, giuro che non è Covid, è soltanto aria condizionata. Da ora.